Sono su Gear Club Unlimited 2. Ultimamente mi sono fissato e sto cercando come un pazzo un gioco di guida che sia decente per la Nintendo Switch, perché è molto più scarsa purtroppo tecnicamente rispetto a una PlayStation e quindi sto cercando un gioco che sia gradevole. Purtroppo l'ultimo che ho provato era terribile a livello grafico, perché anche se tecnicamente poteva anche andare bene, diciamo, graficamente era veramente quasi indegno. Gear Club Unlimited 2 deriva, diciamo, il capitolo primo è una derivazione da un gioco per smartphone. Il team ha creato questo brand per lo smartphone, un team famoso perché credo sia lo stesso che ha prodotto Pirelli, quindi diciamo con la sua esperienza, ha prodotto un bel gioco per smartphone. Però il primo Gear Club Unlimited portato per Switch era troppo una derivazione diretta da quello per smartphone, quindi successivamente ho scoperto, quando mi interessavo a Gear Club, ho scoperto che già avevano creato il 2, che invece è uscito soltanto per console, quindi un prodotto creato è finito solo per console, quindi con lo smartphone. Però sicuramente avranno riutilizzato gli asset e tutto quello che avevano già pronto. Quindi andiamo a vedere. Gear Club è uno tra i migliori titoli di corsa sullo smartphone, quindi vediamo cosa sono riusciti a creare per console, perché secondo me comunque sono troppo distanti come titoli, un gioco da smartphone e uno per console di quello a cui siamo arrivati ora con i giochi odierni. Vediamo che cosa ci offre questo titolo. Quindi abbiamo una carriera, un multigiocatore, quindi andiamo subito di carriera. Cosa mi aspetto da questo titolo? Che abbia una grafica decente, che è molto importante per un gioco di guida. Già da questo sfondo inizio un po' a dubitare, perché se di solito gli sfondi sono migliori del gioco in-game, quindi se già questo mi sembra abbastanza grezzo, va bene. Uno stile di guida divertente e tantissimo tuning delle auto, proprio tantissimo. Come sembrava avere l'ultimo titolo che avevo provato, però purtroppo. Vediamo se riesce a caricare, se ce la fa. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Il modello sembra essere abbastanza decente. Ah, non è malvagio, non è malvagio. Nadia De Bellis. Ovviamente audio nemmeno a parlarne. Perfetto, allora oggi dobbiamo preparare l'assetto della Mini John Cooper Works. Sfrutta questo lungo rettilineo per raggiungere una velocità sufficiente. Allora, già col primo impatto visivo molto meglio del però non, cioè non mi interrompere mentre sto guidando. Ok, cioè mi spieghi come fare una curva? Per frenare? Come praticamente tutti i titoli di corsa che esistono. Mamma mia, che duro però sta macchina! Queste frecce me le devo io per forza. Aiuti, dovrebbe essere in mezzo agli aiuti. Dilettante. Non capisco. Dilettante. Semipro. Ah, ho queste tre scelte, tutto predefinito, dilettante, semi-pro e professionista. Allora lasciamo un semi-pro e poi posso andare
a smussare un pochettino. Allora, ancora queste non li vorrei toccare. Impostazioni di gioco, linee di guida. Ah, eccole qua, perfetto. Nome avversari va bene. In chilometri, velocità, controlli. Ah, benzina. Inclino. Trasmissione auto per ora va bene. Ok, vibrazione. Benzina, che vuol dire benzina? Perfetto. Come era ovvio, graficamente non si può paragonare minimamente. Dove caspita era strano? A un gioco per le altre console. Ah, devo riprovare. Ok. Diciamo che non si ha i livelli delle altre console, va bene, è ovvio. Infatti io cercavo, come dicevo all'inizio, qualcosa di decente. Anche perché ultimamente non è che stiamo uscendo tutti questi, cioè, non ci sono giochi di auto nuovi per le altre console, se non credo Need for Speed e Hot, una cosa del genere, che però non sono molto amante onestamente dei Need for Speed, quindi l'ho lasciato per il momento correre. Troppo troppo arcade. Di solito preferisco quelli un pochino più, come dire, più simulativi, quindi per questo da anni ormai non gioco più a Gran Turismo, perché ormai Gran Turismo è diventato negli ultimi capitoli una barzelletta di quelle che tieni l'acceleratore e ti sfondi tutti i muri, giochi tipo ping pong e arrivi al traguardo. Ma ho preferito ovviamente Forza Motorsport, che per il momento è il mio preferito come stile di guida, grafica e tutto. Poi gli ultimi Forza Motorsport e Forza Horizon sono stati veramente graficamente inarrivabili. I modelli delle auto non sono malvagissimi, era forse un po' di più la pista e non mi ha convinto più che altro stavolta lo stile di guida. Ora vediamo se riusciamo a cambiare. Ah, questa cosa l'avevo vista, c'è tutta da personalizzare il garage, quindi questa è carina come cosa. Dobbiamo iniziare le selezioni, decidi di sostituirlo alla guida. So che sei solo un pilota collaudatore, ma non abbiamo altra scelta, va bene. Ah, io sono ero il collaudatore, quindi incolliamo gli adesivi sull'auto. Ah, questa era proprio l'ultima delle mie intenzioni, andare a mettere gli adesivi. Attacchiamone uno proprio. Posso cambiare la paletta sopra? No. Vabbè, che gli mettiamo? Vabbè, una cosa qualsiasi che proprio non me ne può fregare di meno per ora. Giallo, così. Sposta l'adesivo con L e conferma la scelta con A. Va benissimo qua, sulla maniglia. Ok. Ottimo inizio. Ma io non volevo nemmeno iniziare con gli adesivi, però va bene. Assisterò alla gara, va bene. Ci vediamo domani, griglia di partenza. Quindi inizierò con la Mini. Avrei preferito la 500 Abarth. Già quel parafango mi fa capire che ci sono dei parafanghi modificabili, perché non mi ricordo se è proprio di serie del modello Abarth o è uno di quelli sostituiti. Quello delle Mini non lo conosco proprio.
Ovviamente questo gioco non l'ho comprato nuovo a prezzo pieno perché sono pazzi, ma 60 euro non gliel'avrei dati mai in un gioco di auto per soprattutto per Nintendo Switch. Ho trovato una bellissima offerta, ne ho approfittato, mi pare 20 euro e qualcosa su Amazon, ma solo così, perché secondo me un gioco di corse però su Switch, a meno che non è la tua unica console, ma non lo so. Per il momento proprio non mi ispira fiducia. La Switch la sto usando tantissimo, per ora stanno uscendo un gioco dopo l'altro, ma i giochi di corse, mi sa che sulla Nintendo non ne vedremo mai. Lo stile di guida ovviamente è arcade. Praticamente si è piantato davanti e mi ha frenato. Cioè, io sto cercando anche di guardare i fondali. Ah, però rallenta. Ti togli davanti, porca miseria. Ora gli pianto i freni davanti, così faccio una bella vendetta. Comunque la macchina è abbastanza inchiodata a terra, quindi non mi sembra ci sia il rischio di andare a fare un testa coda, come invece mi sembra che succedeva sempre all'inizio con Grid, bellissimo gioco di corse. Questa. Ok, vediamo che succede. Danni non mi pare ci siano. Ah, ma io posso riavvolgere un po' perché questa rotonda me la sono presa. No, devo ammaccare con valida. Perfetto. E me la piglio di nuovo. E me la piglio di nuovo come un cretino. Ok, sovrapponiamo. Non frena sta macchina e non gira. Avrei voluto cambiare auto subito per capire se il problema è di questa. Ah, un'altra rotonda. Non me la ricordavo la prima. Praticamente si chiama Ciao, quindi proprio mi fa capire che non lo supererò mai. Invece aspetta che Ciao me lo dico io. Vamos. Stavo notando quella chiesa alla sinistra che sembrava abbastanza carina. Praticamente mi dà l'impressione di essere un gioco da smartphone, sempre, quindi anche se hanno evoluto a questo punto, non si immagina che fosse il primo, se il 2 che hanno prodotto per, so, unicamente per console, già è così. Mi dà l'impressione di essere un gioco da smartphone. Che però sono riuscito a collegarlo in qualche modo alla TV e giocare con un pad. Visivamente parlo, anche perché di guida ovviamente si sente a pad che è un pochino più avanzato lo stile di guida rispetto a un gioco per smartphone, ma neanche così tanto, perché comunque arcade. Sbocciando destra e sinistra. Non ha posizione. Mi sa che non ho fatto una bella figura a quello che mi stava. Ah, io me lo stavo leggendo. Non si è fatto vedere. L'ho distrutto. Abbiamo dovuto trovare subito un rimpiazzo. In questo caso non abbiamo molta scelta. Sì, mi dispiace. Bene, d'accordo, le ultime due gare faremo delle selezioni. Dopo che tutti saranno tornati a occuparsi del lavoro. Vabbè,
fermi per il secondo. Diamoci da. Ma volete farmi correre ancora, quindi, dopo aver visto il disastro? Io non lo so, ho paura di passare a delle macchine molto più veloci di questa, visto che è già qua, insomma. Non mi sembra molto scorrevole come gioco. Starà sui 30 fps, forse e nemmeno. L'inizio di questa carriera, sì, diciamo non mi piace più di tanto, preferisco quando quelli classici, quando ti fanno scegliere la vettura, o anche il gioco che avevo provato prima di questo per Switch, quello dove ti faceva scegliere tra 3-4 macchine usate, questo inizio, invece quando ti, non so, quando iniziano con una determinata vettura che deve essere quella non scelta da te, mi piace un po' meno. Need for Speed, l'ultimo, per esempio, iniziano con, al solito, mi sembra che iniziano sempre così, con una macchina super sportiva, potentissima, tanto per farti capire le potenzialità del gioco, e dopo la prima gara ti arrestano, mi sembra. Oh, non cammina, cioè, sono tutto accelerato. Dopo la prima gara ti arrestano e poi ti fanno scegliere una vettura, diciamo, tra le utilitarie. Che non mi sta convincendo per nulla la guida, non sento il feeling con l'auto. Altro rallenta di botto, capisco. Cioè, mi ricorda forse il primo, mamma mia, il primo Gran Turismo, quando iniziavi con una macchinetta che andava a 10 km orari e tu arrancavi. Beh, qua vai pianissimo, ma se ti truzzano dietro voli, fai le capriole. Allora, siamo posizione nona. Di nuovo sta rotonda, c'è. E l'hanno infilata in tutti i tracciati. Esatto, forse scivola, sì, se vado con le ruote troppo sui bordi, che sono marciapiedi. Non frena! Ma praticamente le piste sono tutte uguali, cambia quella sulla neve in città, però sono due curve, tre rotonde. Allora, qua ce la stiamo giocando un pochino io. Se... il grosso nemico più che altro. Mamma mia! Ho sfiorato il cordolo. Stavo per morire, come se frena. L'ansia, mi sta venendo l'ansia. Oh! Non mi piacciono i movimenti delle macchine, niente. Mi sa che anche questo gioco, molto meglio visivamente di quello precedente. Anche se qua ancora vorrei vedere, vorrei arrivare a vedere il... Mamma mia, sto prendendo troppa velocità, io qua muoio. Siamo... ah, sono terzo? Attenzione. Non frena la macchina manco a parlarne. Sì, va bene, tranquillo. Io non so come abbia fatto a imbroccare questa cosa. Perché era sulla sinistra prima che si girava alla rotonda, invece era a destra, non ho capito. Sono morto, so non frena. Però a quanto pare non succede nulla. Insomma, poco danno a sbocciarmi di faccia la staccionata. Quindi posso tranquillamente. Diciamo che fa più danno toccare le macchine. No, dai. No! All'ultimo. Ah, se non salgo sul podio. Tra l'altro era l'ultimo secondo mi ha sbocciato perché. Se mi sbatteva 2 secondi prima, un secondo prima potevo riavvolgere, invece proprio sul traguardo, bastardissimo. No, vabbè, comunque quando si toccano rallenta che è una meraviglia, proprio si ferma la macchina.
cavolo. Tra l'altro ho una macchina che è semi incontrollabile, non frena, quindi non riesco a giocarmela, che non ho per nulla controllo. Sembra di pattinare sul ghiaccio veramente. Kruger, mamma mia. Usare il culo della macchina per farlo andare fuori strada, ma se lo faccio io non si muovono, se mi toccano loro io volo. Mi pare molto onesto. Esatto. Perdita di velocità incredibile stavolta. Cioè, gli sono arrivato addosso velocissimo, non si è quasi scomposto. Queste cose non. Queste differenze di reazioni tra giocatore e computer, quando le noto, proprio mi fanno impazzire. Dove loro fanno le curve tipo super perfetti, le curve impossibili, dove anche impegnandosi la macchina, vedi, non gira. E loro senza frenare vanno tranquilli come il vento. Settima posizione, mi sa che anche stavolta forse sta andando peggio di prima, mi sa. Ho schiacciato il freno 2 ore fa! Ehi là, niente. Quindi sembra che si sia attivato tipo una specie di NOS. Ecco, quando vai dritto per un po'. Ma ti togli! Adesso sono di quei giochi che ti fa snervare, veramente. Già, l'ho capito. Ecco, mi ha sfiorato. No, ora io dico, cioè, guarda qua. Nemmeno si vede che mi tocca. E io sono volato, sono morto. Niente. Scaffale, fortuna sti giochi si rivendono subito. I giochi della Switch hanno un commercio bestiale. Non scalano mai di prezzo e si piazzano subito. Ce n'è pochi in giro, quindi aspetta che forse ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta pochissimo, va benissimo. Montarti la testa, tranquillo. Ci vediamo in finale, goditi la tua ultima gara. In che senso? Cioè, in che senso? Sembrava tipo una minaccia. Queste saranno sicuramente le 3 gare apripista del gioco, quindi una volta fatte questo mini campionatino di riscaldamento, che per riscaldamento mica tanto, visto che già la seconda l'ho persa una volta, si aprirà il gioco per. Spero che mi faccia vedere di cosa si tratti, se ci sono modifiche da fare al garage, alla macchina. Vediamo un po'. Certo è che mi sta venendo voglia di un bel gioco serio da PS4. Vediamo se c'è di nuovo l'ennesima rotonda uguale. Ah, peccato, questa potevo tagliarli. Vanno piano. Le 500 sono le più antipatiche. Qui abbiamo la sabbia invece del ghiaccio. Vediamo
se ha lo stesso effetto. Sa che questa sabbia che si spinge sull'asfalto è tipo mortale se si tocca. C'è male, già secondi, primo davanti. Vanno più piano qua. Qua farò abuso del tasto di avvolgimento perché mi interessa. Esatto. Mi interessa finire e concludere questa cosa per capire. Fregato sia se non freno sia se freno, quindi ancora devo capire questo gioco come se la pensa con me. Ci sono quei giochi dove il freno non si tocca, ma funziona molto il freno motore quando lasci l'acceleratore, ma sono quei giochi un pochino più simulativi dove se tu lasci semplicemente il freno la macchina si scompone di più. Ottimo, dai, ottimo. Non male. Io vorrei guardare il distacco che ho dagli altri, ma ho paurissima. Questa freccetta bianca che mi oscilla dietro e mi sta facendo venire l'ansia, perché so che se mi, cioè, se mi sfiorano da dietro io muoio, quindi non riesco a tamponare il passaggio, cioè se mi arriva vicino mi ammazza. Non ho che fare, forse è meglio farlo passare e poi superarlo. Questa cosa già non mi piace per niente. È bello quando tu, con, diciamo, mettendo la macchina davanti, lo fai sbattere e riesci comunque a mantenere quella stabilità. Ecco, comunque sembra abbastanza distaccato. Se ci sto prendendo già un pochino la mano. Io prima di decidere di abbandonarlo totale voglio provare un'altra macchina per capire se è brutta da guidare la Mini, anche se comunque ci sto. No, ci sto prendendo un po' la mano. Belle le nuvole sullo sfondo, non l'avevo notato. Quanto manca? 93%, dai, che ce l'abbiamo fatta. 95, forse dopo quell'ultima curva qua. Dai, hanno messo il finale in curva, vabbè. In prima posizione, che gara incredibile. Chi è Ken? Oh, sorprendente. Qualificazioni sono finite, ecco che arriva il nostro nuovo pilota. Ci vediamo domani all'officina prestazioni. Spero che non mi buttino subito in un'altra competizione, se no stacco tutto. Voglio vedere l'officina, le macchine e il tuning ora. Ok, avevo messo in pausa per il caricamento perché effettivamente dura un pochettino troppo. Mantieni la calma. De che? Aspetta. Non basta vincere una gara per diventare un pilota del calibro del signor Nils.
Conosci tuo padre? Sai bene quanto è esigente. Ah, è mio padre? Vabbè, ormai dai, allora è fatta. Io già guardo a sinistra che c'è il tasto Y con il simbolino della chiave inglese. Comunque, sistemeremo la Mini Cooper prima della prossima gara. Perfetto. Eccoci qua. Questa è l'officina meccanica, lo useremo per montare un motore più potente. Ah, già si va subito. Non posso scegliere nulla se non il motore. Mamma mia, che interno brutto. Parte di ricambio. Stiamo parlando solo del motore. I soldi miei sono 39.000 crediti. Ah, devo installarli quindi uno alla volta. Installa. Vediamo se cambia. Mamma mia, che cammina brutto quel meccanico. Mamma mia. Ma come si muovono le spalle? Ma. Vabbè. Sì, sono pignolo, lo so, sono pignolo, lo so. Sembra tutto in ordine, sentirai che differenza. Signor Nils ci aspetta qui fuori, andiamo. È tutto qua, aspetta, fammi. Ma non mi hai fatto fare niente. Continua a pendere verso il negativo. BMW? Tu mi fai uscire e io ci ritorno. Io voglio capire che tipo di potenziamenti questo gioco mi offre per la macchina. Oh, forse ci siamo riusciti. Che sta succedendo? Ok, quindi qua andrò a mettere, credo, le nostre altre macchine. Tieni premuto. Officina grafica. Ah, sposta direttamente la macchina. Ok, quindi qua lavoriamo sulla grafica, colore. Va benissimo il rosso. Va benissimo il rosso. Questo. Ah, le parti, ok. E questi saranno gli adesivi? Sì, io non lo voglio l'adesivo. Voglio questo. Ok. Va bene, niente di drastico. Colori e adesivi. Vediamo se ci sono altri tipi. Esatto, altri design. No. Vabbè, magari si sbloccano perché comunque qua dice 1 su 60, quindi ci devono essere. Oh. Allora, officina meccanica. E niente, non mi fa fare nulla. Convalida. Però mi permette già di andare a fare gli altri potenziamenti. Ah, cioè gli ha scippato, sembra il braccino di Iron Man. Madonna mia, levatemi sto meccanico davanti che non si può vedere. Ok, per montare questo motore migliora la tua officina a livello 2, quindi bisogna, ho capito. Quindi non mi fa fare altri tipi di potenziamenti perché forse spunteranno man mano che noi andremo a potenziare la nostra officina, che a quanto pare per ora è un'officina
senza. Però ci prendi. Ah! Forte. Tipo la metto qua. Per fare che? Interessevole. Peccato, il modello della macchina non è proprio terribile. Ovviamente gli interni non penso che si possano vedere. Quindi che si può fare? Si possono aprire gli sportelli e il cofano. No, il cofano non mi spunta Y. No, il cofano non vuole. Va bene, niente. E allora per il momento è un gioco ni. Sicuramente per ora forse è il miglior gioco di guida che c'è su Switch, che però in confronto a quello che c'è in giro nelle altre console non si riesce nemmeno a paragonare. Cioè non riesco a dire. Io mi aspettavo, per dire, mi spiego, un prodotto che magari graficamente non fosse al top come Xbox One o PS4, ovviamente, che però come stile di guida fosse simile, magari molto più divertente. Invece è proprio un arcadino, sembra proprio un accelera e frena, tipo leggermente più evoluto rispetto a un gioco da smartphone, che sicuramente è 60 euro mai, che se però uno ha la Switch soltanto e quindi brama un gioco di corse, ma questo massimo 20 euro secondo me. Va bene, ci faccio qualche altra partitina, vediamo se scopro qualche cosa, magari faccio vedere dopo, ovviamente non tutta la carriera, ma faccio vedere dopo il massimo che riesce a offrire questo gioco, magari faccio vedere qualche macchina e tutto il tuning possibile che riesce a offrire. Per il momento questo è Gear Club Unlimited 2. Ciao ciao!